Dunque, vediamo un po' la lavorazione della lama del mio coltello Sujiki. In realtà in questo momento è quasi finito, il video è un po' in ritardo rispetto alla lavorazione vera e propria. Qui vediamo la billetta. Prima abbiamo visto la definizione degli strati, sono praticamente un dolce acciaio, dolce, morbido, se preferite chiamarlo così. Uno durissimo, l'aogami, l'acciaio blu, appunto, che rappresenta un po' il tagliente, il cuore del coltello. E poi ancora un altro strato di acciaio morbido a protezione. Qualche fase, dicevamo, qui siamo in quello che io chiamo il vulcano ardente. La temperatura è molto alta, veramente molto alta, ed è naturalmente gestibile dal nostro maestro coltellinaio. Non sto a darvi dettagli tecnici perché non tento di spacciarmi per un esperto, non lo sono, questo è compito suo. Se avete qualche domanda voi scrivetemela nei commenti, gliela giro, oppure contattatelo direttamente, visto che vi metto nel box descrittivo i suoi riferimenti. Qui sta facendo un tozzo di cose, buta della polvere, boh. Non so esattamente che cosa sia, in effetti potrei anche chiederglielo a mamma, magari lo farò pure. E poi ributta nuovamente nella fornace del nostro vulcano ardente. Insomma, vi faccio vedere un po' di cose. Qui vedete la parte finale, la barra. Eccola qua. E poi niente, gli si va a dare una prima sgrossata, dopo averla, come dire, pressata, cioè la billetta è stata pressata per diventare quella che poi sarà la lama. E qui la vedete anche nella sua forma grossolana naturalmente, ma vicina al definitivo, quindi adesso andrà pulita, lucidata, rettificata, affilata, eccetera, eccetera. Va bene, siamo arrivati quasi così alla fine del nostro video. Vi ricordo che di questi coltelli ne vengono fatti due, uno è il mio e poi uno sarà in vendita e poi altre persone che lo vorranno sarà, come dire, messo in produzione, fatti sempre due per volta. È una produzione artigianale, saranno tutti fatti a mano, così come vedete qui. Ovviamente qualcuno potrà anche chiedere qualche leggera personalizzazione, poi ovviamente uno può personalizzare tutto quello che vuole, ma naturalmente cambia il prezzo. Come si fa ad averlo o a prenotarlo? A parte che appunto, ripeto, ormai sono quasi pronti, basta scrivermi, o al mio indirizzo email, fradefra@fraschef.it, o su WhatsApp al mio numero 349-2207-339. Poi io in realtà vi metto in contatto direttamente con Manuel e vi mettete d'accordo con lui perché io in realtà in questo progetto ho solo il ruolo di dare le specifiche tecniche del coltello e null'altro. Poi realizzazione e vendite sono curate direttamente da Manuel. Per adesso un ciao a tutti quanti.